presentato questa mattina al campus del Pionta di Arezzo il primo master di sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nuova proposta didattica nata dall'intesa tra il Dipartimento Aretino dell'Università di Siena e Camera di Commercio. Il master si prefigge di creare una figura professionale trasversale ai mercati esteri del lavoro che dialogano con le esportazioni aretine, comprendendone la cultura e l'economia. Il master si articola in quattro grandi sezioni, una sezione dedicata appunto all'internazionalizzazione, in cui c'è una forte componente di insegnamento linguistico e di, le abbiamo chiamate schede paese, i frequentanti potranno confrontarsi con le realtà di paesi verso i quali è diretto l'export aretino. Poi ci sarà naturalmente un'area economico-giuridica, un'area dedicata alla formazione e un'area dedicata più, appunto, più dedicata proprio alla pratica di project working. Crediamo effettivamente che dobbiamo investire sui giovani, dobbiamo investire su quello che è il miglioramento della conoscenza con i master che i nostri giovani e gli imprenditori devono avere per poter competere in questo mondo sempre più difficile. Protagoniste della mattinata universitaria anche le matricole del nuovo anno accademico per il consueto Welcome Day. Abbiamo pensato questa giornata come un caldo momento di accoglienza, dove il nostro obiettivo è stato quello di dare alle matricole un senso di familiarità. Quindi dire entrate in una comunità che è qui per aiutarvi e per supportarvi in questo viaggio che vi porterà alla professione. E quindi abbiamo spiegato loro come possiamo essergli utili, quindi quali sono le strutture, quali sono gli spazi che gli studenti hanno a disposizione, cioè dove possono studiare, dove possono prendere libri, ma soprattutto le risorse umane. Io vengo dalla Campania e quindi era un po' difficile trasferirmi, eccetera, eccetera. Diciamo che ci hanno illustrato bene, puntano sulla far sentire lo studente parte di una comunità, di una società dove ognuno può dire la propria parola.